Eccoci di nuovo, buongiorno, buongiorno a chi ci ha seguito in rassegna stampa, buongiorno a chi si collega in questo momento, la seconda parte del nostro appuntamento mattutino. Io vado subito a salutare il vice sindaco di Controguaro, ormai un abitué, tanto che canticchiava la sigla poco fa. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno Luigino. Buongiorno, buongiorno Fabrizio e buongiorno a Sandro Buongiorno Valentini. Luigi, buongiorno a tutti, a Luigi già ci veniva da ridere perché già sapeva Beh, vi aspetto una mattina particolarmente vivace, no? Una giornata vivace con Sì. Sua Eminenza Sandro Galantini. Eminenza, già da frate, già cardinale. Sì. Allora, io mi ero scritto un po' di cose su di te, ma insomma, Lascia non perdere. finivano mai. No, lasciamo Non perdere, dai. finivano mai. Allora, però io vorrei partire da una rassicurazione, insomma. Non hai preso i voti, vogliamo dirla questa cosa che è girata per un po' di giorni, insomma. Allora, per chi non lo sapesse, perché dobbiamo pure dire che, cioè, mica tutti possono sapere, no? Allora, un nostro comune amico, ma proprio comune nostro, che è Sì. l'inno nazionale, detto il Furetto, ha combinato uno scherzo, un classico scherzo del primo aprile. Normalmente la tradizione vuole che il primo aprile si faccia il pesce d'aprile, questa è una tradizione quasi secolare. E lui, in modo particolare, come giornalista, ha voluto fare uno scherzo al sottoscritto. Questo si usa tra giornalisti, però è uno scherzo che ha sollecitato parecchia Sì. reazione, parecchia attenzione, perché ha dichiarato sostanzialmente che nel corso di una delle cene che periodicamente vengono organizzate a casa di Fabrizio. Lo dico per chi non c'è mai stato, non ha avuto questa gioia, questo privilegio. Lui ha uno spazio che è la sua cantina, ma cantina è riduttiva, diciamo così, una sorta di biblioteca dei vini, un tempio dei vini, con questo bellissimo tavolo vetrato, cristallo, meraviglioso, poi che viene sorretto da due botti, è una cosa bellissima, cioè, l'ambiente è veramente bello. In una di queste cene, secondo l'inno nazionale, io avrei detto alla presenza di Fabrizio, degli amici, del sindaco Franco Carletta, che salutiamo, che mi sarei fatto frate, sarei entrato nell'ordine dei frati minori, scalzi addirittura, scalzi. E questo ha insomma sollecitato una grossa reazione, per cui io ho passato 3 giorni, 2 giorni e mezzo, 3 giorni a rispondere o tramite messaggio o al telefono a persone che chiamavano da Giulianova, da Teramo, dall'Aquila, da Chieti, da tutto l'Abruzzo, dal Perché Molise, dalla volevano Puglia, sapere come mai, da insomma. Roma, da Genova, da Milano, da casa del diavolo, nel caso di dirlo. Per dire no, guardate che è uscito il primo aprile che succede? C'è il pesce d'aprile. Il fatto è che noi a Controguerra, in una delle tante belle iniziative che il vulcanico Fabrizio di Bonaventura organizza, abbiamo trattato proprio delle fake news, Sì, cioè delle notizie false, delle esatto. bufale, E diciamo c'ero così. anch'io Eccolo, proprio. eccola qua, va, vedi, vedi, prende i voti, apparterrà l'ordine dei frati minori scalzi, non frode che i frati minori scalzi, da cui Simone Gambacorta, siccome dice adesso Sandro dovrà comprarsi i sandali, dice adesso si chiamerà Sandralo, 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 Sandralo. questo è il conio di Simone Gambacorta Però che possiamo salutiamo. rassicurare, no, no, non riprendi questi No, ho dovuto rassicurare non solo amici ma anche parenti. Mia sorella addirittura mi telefonò, io stavo al lavoro quella mattina, manco lo sapevo. La prima a farmelo sapere è stata Azzurra Marcozzi, che è una collega da giornalista. E da quel momento in poi è stato un dramma, cioè persino mia sorella allarmata, i suoi colleghi in prefettura le hanno detto, ma guarda c'è tuo fratello qua, che succede? E lei mi ha chiamato e ha detto, sai, ma c'è qualcosa che non va? Cioè, ho detto, guarda, se tu mi vedi a volte pensieroso è solo per altre ragioni, ma non certo perché devo andare. Comunque, è fatta talmente bene questa notizia, perché poi Lino è diabolico, va prendendo le cose vere, parzialmente vere, poi ci mette del tutto falso, però ha costruito questa fake news, Sì. della quale abbiamo proprio parlato una sera a Controguerra in una di queste riunioni, e ci dà la misura di come costruire la notizia falsa quando uno è in grado di farla, cioè prendendo
prendendo elementi veri e poi però aggiungendoci questo po' di bugia, riesca a come dire, farsi spazio, farsi largo. Quindi fra Sandro, almeno al momento, non ci sarà. Non faccio voto di povertà, già lo so, no, sostanzialmente, sai, con tutte queste tasse, le bollette, eccetera, eccetera. Non faccio voto di castità, ci penserà la natura da qui in poi, perché a meno che si usa qualche pasticchina così. E soprattutto non eviterò quello che è previsto, come scriveva l'Inno Nazionale, cioè 3 settimane di digiuno. Molti non ci hanno creduto solo per questo passaggio. Che questa sera si mangia anche. Ma sorella, si mangia. Una notizia talmente costruita bene che anch'io i giorni dopo ho passato il tempo a rispondere al telefono e a dare giustificazione a questa, appunto, a questo articolo fatto dall'Inno Nazionale. Sì, devo dire che io invece lo sapevo, perché qualcuno mi aveva detto che stava costruendo una cosa di questo genere. Ah, lo sapevi tu, sì, allora, sei stato complice. Complice no, ma lo sapevo. Allora, i voti no, ma i premi continui a prendere. Quelli sì, quelli sì. Perché insomma, stavo guardando, l'ultimo è domenica scorsa. Sì. Il premio Poesia Italiana organizzato da Radio Amica International di Teramo per la sua poesia Fai bandiera del tuo cuore. Del tuo cuore. Fatto i compiti sei a casa. Sei stato bravissimo lui, ma io non dubito mai di te. D'altro canto tu c'hai pure una tradizione che non so, molti se la ricorderanno, la sanno, di moderatore, di sì, relatore. Quindi... Sì, qualcosina. Qualcosina, io lo so, ti seguo, sai. Ma i premi ne prendi davvero tanti. Di premi, grazie a Dio, ne prendo tanti. Certo, sono premi che sono molto gratificanti. Non tutti hanno l'assegnino, diciamo così, che sarebbe ancora più gratificante, però no. Dice non di solo pane. Non di solo pane, poi carmina non dant panem, la poesia non dà questo, però sono veramente gratificanti, io ringrazio sempre tutti perché mi considero, diciamo così, un poeta o uno scrittore, benché lo si dica, che si avvicina a questo campo con molta cautela, con molta riservatezza, perché insomma ci sono persone che anni hanno dedicato solo esclusivamente le loro energie a questo, e non è il mio caso, per cui io quando vengo premiato sono sempre, è sempre una sorpresa, insomma sono sempre... sorpreso di questo, ovviamente ringrazio e sono Senti, contento. Fabrizio Di Bonaventura, nelle sue iniziative molto spesso non ti coinvolge. Perché Fabriziamo? Da quanto tempo vi conoscete poi voi? Ci conosciamo da più di 20 anni. Più di 20 anni, sì. Una 20 anni ci conosciamo. Però un'amicizia. E questa storica. Volta. Insomma, sei tornato ancora una volta a coinvolgerlo per una di queste serate importanti che noi trattiamo molto spesso alle 9 della sera, perché questa volta insomma, si va anche quest'anno, anzi non questa volta, anche quest'anno si va a ricercare insieme a Sandro, no, delle località, sì, dei posti. Quando diciamo, si costruiscono iniziative in ambito culturale, storico, che riguardano anche il nostro territorio, a mio avviso non si può non coinvolgere Sandro. Perché lui ovviamente è una persona molto umile, si tiene sempre molto coi piedi per terra, però conoscendolo da più di 20, da una 20 anni, appunto, come ho detto, Sandro Galantini è una persona che ha un bagaglio di conoscenza culturale veramente notevole, che io ammiro, non posso che ammirare, e quindi essendo suo amico, essendogli vicino, non posso fare altro che coinvolgerlo e trascinarlo in queste iniziative che costruiamo a Controvera molto spesso. Quindi da 3 anni abbiamo iniziato questo format, appunto, che si chiama Le 9 della Sera, nella quale inseriamo diversi temi di carattere culturale, sociale, storico, enogastronomico, ci mettiamo insomma un po' di tutto, e quando si parla di cultura e di storia, e non solo, Sandro Galantini è sicuramente uno dei migliori interlocutori che abbiamo sul nostro territorio. Parliamo di Abruzzo, Sandro è una di quelle persone che mi ha guidato molto spesso personalmente in ambito territoriale abruzzese e mi ha fatto conoscere dei posti di carattere storico veramente suggestivi. E quindi ho pensato
che non dovessi essere solamente io, diciamo, il beneficiario di questa sua cultura, ma lo saranno anche tanti amici, tanti suoi amici, però il fatto di portarla a controguerra e costruire, no, un angolo culturale dedicato alla scoperta dell'Abruzzo e magari proporlo con una serie di itinerari per lunedì di Pasquetta, di carattere culturale, storico, poi lui lo lega anche al fatto che magari chi fa Pasquetta vuole andare in un ristorante, no, conosce anche qualche angolo enogastronomico abruzzese, e quindi secondo me è un, diciamo, è un'iniziativa che merita di essere visitata e valutata, insomma. Sandro, tu il legame con l'Abruzzo, con la nostra regione, lo hai sempre evidenziato tantissimo. Sì, sì, io sono, lo dico sempre, no, scherzo, però tra l'altro sono pure un po' commosso perché Fabrizio ha sempre delle parole stupende, io no, veramente mi imbarazzano a volte le espressioni di Fabrizio, che è sempre generosissimo. Lui dice che io sono un po' subacqueo, umile, ma lo è anche lui. Esserti amico è un privilegio, questa è la prova. Non sappiamo chi è. Sarà Alessandra, secondo me. Secondo me è Alessandra. Chissà chi è. Magari se. Grazie. Ecco, Fabrizio dice sempre queste cose belle su di me. Io ne sono rinfrancato, ne sono inorgoglito. Spero sempre di meritare questa considerazione, chiaramente. Sì, amo molto l'Abruzzo, lo amo totalmente, lo amo teneramente. Lo stesso Fabrizio, più di 20 anni fa, me lo portai a Fano Adriano per fargli conoscere questo spicchio della montagna nostra. Poi era come dire una cornice bellissima, c'era la bellezza paesaggistica, ci stavano pure delle fanciulline, diciamo così, quindi stavamo bene, però, tutti i sensi, spiritualmente e per il resto. Perché l'Abruzzo è questo, è un'appartenenza spirituale, è un'appartenenza spirituale perché è una terra assolutamente coinvolgente, assolutamente seducente, assolutamente ammaliante, però vuole da noi una attenzione meno distratta, vuole da noi una curiosità più accentuata. La curiosità è un motore potentissimo. Tante volte, quando io porto, sempre con questo mio atteggiamento di grande orgoglio, di grande amore per la mia terra, che fa tanto, perché lo sentono poi le persone quando c'è questo, quando io le porto a visitare dei posti, ho un piacere e un dispiacere. Il piacere è quando mi dicono mamma mia, ma che meraviglia. Il dispiacere è quando me lo dicono gli abruzzesi, mamma mia che meraviglia, ma ti da dove hai? Cioè, dove stavi fino adesso? Non è che ci voglia poi molto. Oggi abbiamo veramente, rispetto a 20 anni, a 30 anni fa, abbiamo la possibilità di essere messi a conoscenza di tutto in un fiat, come dicevano gli antichi romani, così, in un momento, perché sì, abbiamo una strumentazione, no? Internet, i cellulari, sandanne e maree, che veramente ti dà questa possibilità. Perché allora si continua, come 20 anni e 30 anni fa, ancora a sorprendersi quando vedi i tanti angoli, le tante località piccole, minuscole che puntano al nostro territorio e che rappresentano un giacimento straordinario? E allora io dico, ma per fortuna che ci sono persone come Fabrizio di Bonaventura che amano a loro volta il territorio così intensamente. Fabrizio è noto, insomma, ha trasformato Controguerra, ma non lo dico io che gli sono amico da 20 anni e che pure, insomma, un po' di obiettività ancora ce l'ho, ma lo dicono tanti, tanti altri che Fabrizio magari nemmeno lo conoscono. Lui ha trasformato davvero con tutte queste iniziative, chiaramente anche grazie al supporto del sindaco, dell'amministrazione comunale, però insomma, certo. Un po', diciamo la verità, senza togliere niente a nessuno, il motore è proprio Fabrizio. Ha trasformato Controguerra in un punto di riferimento, in un polo calamite, per tutte le iniziative che ha fatto, perché ha reinvestito il territorio nella cultura, perché ha fatto in modo che le tipicità, le particolarità, le tante belle cose che ha Controguerra costituiscano non solo motivo di attrazione e di conoscenza, ma anche di apprezzamento. E questo non può non avere dei riverberi anche a fini turistici, perché
come si dice in dialetto, dai e dai la cipolla vende ai, no? Quindi se tu insisti su questa strada, cioè sul valorizzare le unicità che ha il territorio, perché se tu, come dire, bevi la Coca-Cola, per dire, senza fare pubblicità, la bevi a Genova come la bevi a Hong Kong, ma quello che ha controguerra ce l'ha solo controguerra, c'ha solo controguerra quel paesaggio, ha solo controguerra quella storia, ha solo controguerra quel giacimento magari enogastronomico, quella grande ricchezza di vini, quella qualità eccelsa, e ha solo controguerra Fabrizio di Buonaventura che fa tutto questo e molto altro, perché non c'è solo il format alle 9 della sera, che è un format oramai come dire sedimentato, con un suo successo, con un suo seguito, ma anche un'iniziativa straordinaria di cui magari se vuole ci parlerà Fabrizio di qui a breve, che coinvolgerà Controguerra a fine mese. Fabrizio. Sì, no, Sandro ha centrato pienamente uno spot, che è quello appunto portiamo il mondo in Abruzzo, perché l'Abruzzo è unico, è una terra calda, passionale. La popolazione che ci vive allo stesso tempo è calda e passionale. Va un attimino rivitalizzata sotto certi punti di vista, perché tu dicevi bisogna incuriosire ovviamente gli abitanti. Però sicuramente io quando mi allontano dall'Abruzzo vado in ansia. Ti dico, io quando mi allontano dall'Abruzzo, sì, io, tu sai benissimo, io sono amante dell'Abruzzo e della Sardegna perché per questioni familiari. Quando mi allontano dall'Abruzzo, sono stato a Verona 2 giorni, vado in ansia perché sono lontano dall'Abruzzo, perché l'Abruzzo comunque per me è casa, per me è famiglia, per me è territorio, è cultura e quindi la natura stessa è la mia natura, insomma, quindi di conseguenza è travolgente. E quindi tu hai centrato benissimo lo spot, quello che dico sempre io, noi dobbiamo vivere di una nuova economia che si chiama turismo esperienziale, e quindi il turismo esperienziale garantisce alla base una situazione che è quella appunto del territorio e delle sue peculiarità. Chi viene in Abruzzo viene in periodi anche non stagionali, destagionalizzati, per conoscere la cultura del territorio, per conoscere l'enogastronomia del territorio, per conoscere la storicità, e quindi insomma viene in Abruzzo per questi motivi. Poi magari noi dobbiamo contribuire ad arricchire il nostro territorio con alcune alchimie che possono essere quelle di natura culturale, anche che non ci riguardano, ma la cultura riguarda tutti, anche se non è del territorio. Io mi chiedo però, insomma, da questo punto di vista siamo all'inizio, a metà, cioè siamo comunque in un percorso che si sta sviluppando, anche però insomma ha bisogno davvero di grandi supporti e di grandi iniziative e magari anche di persone capaci di scommettere su questo aspetto. E poi chiedo a Sandro, abbiamo però l'incapacità di promuoverlo, cioè queste cose che sei tu e che magari proponi tu in una serata a Controguerra dovrebbero anche essere fra virgolette attenzionate, no? Per farlo scoprire davvero al mondo il nostro Abruzzo, o no? Allora, intanto Fabrizio c'ha un altro grande merito, quello di aver dimostrato a molti, se non a tutti, come si possano fare delle cose di qualità senza dover sborsare somme stratosferiche. Sì, sì. Come lo si può fare? Con l'amicizia. Lui, Fabrizio, intelligentemente ha creato una squadra che è formata da giornalisti, è formata da studiosi, è formata da operatori economici, è formata da diverse professionalità. E tutte quante si sono messe insieme, hanno creato un'unione delle forze intorno a Fabrizio, che ha saputo benissimo agglutinare tutte queste persone, nel segno, attenzione, sempre dell'amicizia, affinché ciascuno potesse dare un contributo. Quindi A, si possono fare le cose, si possono fare di qualità. B, non necessariamente bisogna spendere una frega di soldi. C, la capacità di penetrazione c'è. Certo, se diciamo così, ci fossero ancora più forze in campo, si potrebbe fare meglio. Però Fabrizio sta dando dimostrazione intanto di come è piccolo e bello. Controguerra è un piccolo centro deliziosissimo, bello, e si possono fare delle cose. Se ciascuno, non dico, lui non lo direbbe mai perché si vergogna, però se ciascuno seguisse l'esempio di Fabrizio e poi ci si mettesse in rete, cosa importantissima, si esploderebbe. Cioè queste alchimie, parola bellissima che ha usato Fabrizio, veramente sarebbe un'alchimia in grado di poter raggiungere un più ampio scenario di persone. E
fare tanto bene all'Abruzzo. Ecco. Mi date delle anticipazioni. Carlo, buongiorno Carlo, sempre ecco presente Carlo. Grazie Carlo. Io vorrei aggiungere a quello che ha detto Sandro, vorrei aggiungere un'altra cosa. Sì, siamo un gruppo di amici consolidati da diversi anni, però sicuramente alla base ci sono le stesse passioni e gli stessi obiettivi, cioè quello di valorizzare un territorio è un obiettivo comune, sicuramente, cioè andare verso la stessa direzione. E poi soprattutto c'è il fatto che noi ci frequentiamo quotidianamente, cioè anche magari attraverso dei messaggi, e la politica del mattone al giorno, mettere il mattone al giorno è una cosa che ci riguarda e ci appassiona tantissimo. Certo. Poi sicuramente mettere il mattone al giorno, uno lo metto io, uno lo mette Sandro, uno lo mette, mi viene in mente un mio grandissimo amico di infanzia, Divo Fagotti, perché magari qualche volta mi aiuta in maniera proprio spassionata e gratuita, senza non lavorare. E mi supportano in alcune situazioni, quindi io penso che il collante sia anche questo, no? Sia la quotidianità, le relazioni, ma gli obiettivi comuni, quello appunto di valorizzare un territorio. Poi sì, è vero, io devo anche ringraziare una situazione particolare, no, che mi è accaduta tantissimi anni fa, quando io ho iniziato a fare l'amministratore, e quando mi si diceva: Fabrizio, tu c'hai queste deleghe qua, puoi fare quello che vuoi, ma ricordati che tu c'hai zero. Non hai risorse. Sì. Non hai risorse per la cultura. È una cosa veramente brutta da digerire. Lo so. Io tra l'altro poi diciamo, ho iniziato questo percorso culturale nel 1980 con mio zio, quando andavo a allestire la mostra di Biennale d'Arte Sacra a San Gabriele, quindi sì, comunque ho vissuto, ho metabolizzato cultura, arte e cultura. E quindi quando mi si è detto questo, mi sono venuti gli occhi da tigre. E quando ti vengono gli occhi da tigre, tu ti organizzi e metti in campo il meglio di te, le relazioni, tutto quello che c'è attorno, e costruisci sempre di più per poter realizzare dei format e delle iniziative a costo zero. Lo fai a costo zero. Queste cose qua, Sandro, si fanno a costo zero. Allora, io vorrei intanto una piccola anticipazione. Sì, perché io adesso Sandro, la voglio l'anticipazione. Adesso te la do l'anticipazione. Se, proprio per quello che dicevo, turismo esperienziale, quindi creare iniziative fuori dalle rotte stagionali. Siamo ad aprile, dopo Pasqua c'è un weekend, quello del 26, 27, sì, 28 aprile. Sì. È un weekend dove nessuno lavorerà, e io invito le persone, gli abruzzesi, ma non solo gli abruzzesi, a venire a Controguerra, perché ci sarà la seconda edizione di Bella Vita Controguerra, premio letteratura di viaggio, che abbiamo costruito insieme a questo gruppo di amici, perché questo è lo abbiamo progettato da un anno a questa parte, l'abbiamo progettato insieme, cercando appunto di fare un lavoro di qualità. Spero che appunto sia un lavoro di qualità, perché poi ovviamente, per rispetto alla categoria dei giornalisti di cui tu fai parte, sì, noi faremo conferenza stampa il giorno martedì 23 aprile alla Camera di Commercio alle ore 10 di mattina, e ti invito a partecipare alla conferenza stampa, dove spiegheremo come è nato questo progetto e come si svilupperà in quella 3 giorni. L'unica anticipazione che posso dare è questa: hai visto la locandina? Sì, l'ospite. C'è una foto, c'è un ospite che si chiama Elio, Stefano Benisari, in arte Elio, di Elio le storie tese, che parteciperà a questa seconda edizione del Festival Letteratura di Viaggio. Lui riceverà appunto uno dei 4 premi messi in palio quest'anno, il Decanter d'Oro Letteratura di Viaggio, realizzato dai maestri ceramisti di Castelli. Per questo devo ringraziare un carissimo amico, un altro amico che conosco da tantissimi anni, un dottore oncologo del nostro territorio, lui di Roseto degli Abruzzi ma vive all'Aquila, Giampiero Porzio. Con Giampiero Porzio è nata l'idea Bella Vita qualche anno fa. Sì, anche questa è nata, sì, no, in maniera molto minimalista, che poi, sì, pian piano insomma sta avendo. È nata in maniera minimalista, però anche là l'impegno di 3 critici d'arte, 18 artisti,
diverse aziende vitivinicole del nostro territorio che hanno realizzato una bottiglia con un'etichetta realizzata da questi artisti, sì, con indicazioni di questi critici d'arte, messa a disposizione di un progetto di solidarietà, e cioè aiutare l'oncologia domiciliare. Poi Bella Vita si è evoluta, adesso è diventato un progetto culturale, ma grazie a tutte queste fitte relazioni che noi portiamo avanti da anni, fitte relazioni di amicizie, di persone con grandi capacità, con grandi bagagli culturali che si portano dietro, e diciamo la rete alla fine riesce a produrre questo tipo di iniziative qua, del quale io veramente sono molto fiero e non posso altri complimenti di Carlo questa volta per te. Grazie Carlo, e non posso che essere contento di avere degli amici che ovviamente appartengono alla mia quotidianità, arricchiscono la mia quotidianità. E noi questa mattina, insomma, questo mondo abbiamo voluto portare, no? in questa nostra chiacchiera. Aggiungiamo che queste iniziative sono nate sempre tra un bicchiere di Cannonau, uno di Montepulciano d'Abruzzo. Sì, sì. Un'altra cosa la voglio aggiungere, sì, che è giusto che l'aggiunga. Tutto questo non sarebbe possibile se a fianco, al nostro fianco, non fosse presente una persona di grandissima sensibilità, che è appunto Franco Carletta, il nostro sindaco, sì, di Controguerra, che salutiamo e che prima o poi ospiteremo. Sì, sì. Ospiteremo. Senti Sandro, mi dici dove vado io? Due anticipazioni. Allora, ci sono vari posti d'Abruzzo dove poter andare. Ci possono essere fiumi che sono sulfurei, ci possono essere luoghi che sono considerati in Abruzzo la capitale del Gargè, dei fichi secchi. C'è persino in un bosco sopra Castelli una spada nella roccia, quindi non esiste solo San Galgano. E a proposito di San Galgano, non esiste solo San Galgano in Toscana, che è questa bellissima chiesa senza tetto, perché ce n'è un'altra in Abruzzo, in un posto bello dove tra l'altro si mangiano delle ottime trote, gamberi di fiume. E poi insomma ci sono tanti bei posti, chiese che nascondono tracce antiche romane anche misteriose, boschi straordinari scendendo i quali si va in una città piena di torri, un po' come alcuni centri toscani. Insomma, ci sono, se venite questa sera alle 9 della sera scoprirete tutto questo. E vi darò anche delle indicazioni su dove mangiare, dove fare acquisti di latticini ottimi, scamorze veramente fatte in casa, magari anche dove poter dormire, pernottare a contatto davvero con la natura. Insomma, vi dirò questo e tanto altro. La spettacolarità anche, no, di un semplice discorso come quello appena fatto, io mi incanto, che è la puntata più semplice da quando conduco questa trasmissione. È vero. Nella maniera più assoluta, davvero, grazie. Quindi possiamo dire l'appuntamento è allora, questa sera, sì, alle 9 della sera, sì, a Controguerra, Enoteca Comunale, e poi vi aspettiamo a fine aprile per questa bellissima manifestazione organizzata su un tema culturale che è quello appunto della letteratura di viaggio. Inframezzo, giovedì prossimo, posso dare questa informazione, avremo una serata sull'agricoltura biodinamica con degustazione di vini biodinamici a livello nazionale, ovviamente ingresso libero, aperto e gratuito per tutti quanti. Ecco, noi continuiamo costantemente, insomma, a darvi questo tipo di indicazioni, lo dico anche insomma a chi abita la città di Teramo. Ci piace, così come insomma, ha fatto benissimo Sandro, portarvi anche nelle eccezionalità dei luoghi dove vengono organizzate e realizzate questo tipo di iniziative. Lo facciamo costantemente, che Fabrizio insomma credo che è la quinta volta, no, che viene, sì, sì, di mattina. Tra l'altro voglio aggiungere una cosa, venerdì prossimo il 19, sì, la Fondazione Italiana Sommelier Marche ci ha invitato con i vini del Montepulciano, delle diocesi colonie teramane, a fare una serata a Porto San Giorgio con i vini del nostro territorio. Quindi anche qua esportiamo il nostro brand, appunto il Montepulciano d'Abruzzo. Il titolo della serata è tra Montepulciano d'Abruzzo e colonie teramane. Quindi andremo con 8 aziende del nostro territorio,
tra cui alcune aziende di controguerra, andremo a Porto San Giorgio a fare questa bellissima serata dove proietteremo delle slide sul Monte Pulciano e sulle DOCG Colline Teramane e poi faremo la degustazione appunto di questi prodotti, di questi brand. Davvero non finiremo più, ma veramente non finiremo più, ma abbiamo una mezz'oretta. È giusto così. Giocati, anzi ci siamo anche presi allargati. 4-5 minuti, ma insomma ci perdoneranno, no? Come si diceva, quelli dopo, mentre in realtà poi insomma la televisione di mattina cerchiamo di stare un po' insieme e null'altro, insomma poi capitano anche mattinate più impegnative quando c'è da farlo, però questa mattina ci siamo deliziati con Sandro che non prende i voti e continua a prendere premi e beve vino e con Fabrizio Di Paventura che è tornato a trovarci, grazie ovviamente per averci seguito, di aver interagito, grazie dei messaggi. Come sempre io vi devo ricordare l'appuntamento di domani sabato, che inizia alle 8 e quindi un'ora dopo, e che parla essenzialmente esclusivamente di calcio con Alessandro De Miglio e con Diego Di Felice Antonio. L'appuntamento con Di Prima Mattina per quello che mi riguarda è a venerdì prossimo. Adesso entriamo in questo periodo pasquale, ma anche di grandi viaggi. L'appuntamento invece a Controguerra è a questa sera alle 9 della sera. Grazie a Fabrizio Vivante, grazie a Luigi e grazie a Super J davvero per l'attenzione che ci date. No, ma è importante ed è un piacere averti, grazie. Dimmi Fabio. Grazie Luigi e grazie a tutti i telespettatori che ci seguono, insomma, anche presto di mattina, insomma, quindi sì, si svegliano assolutamente presto. Sì, sono un po' degli eroi come noi, ma è fatta così la nostra esperienza. Grazie ancora, chiudiamo e arrivederci alla prossima settimana per quello che mi riguarda, invece di Prima Mattina, domani alle 8 di mattina. Arrivederci.